Scambio di prigionieri tra Russia e Ucraina, ma la guerra non si ferma. Cassandra, il primo cortometraggio con l'intelligenza artificiale. A Roma la grande mostra su Tolkien. Azzurra, da ingegnere a chef. Benvenuti alla prima edizione del TGZ da Nicole Saitta e Pietro Gangi. L'Ucraina libera 195 soldati russi. Da Mosca, bombardamenti su un ospedale vicino a Kharkiv. Il servizio di Massimo De Laurentiis. A poche settimane dal secondo anniversario della guerra, in Ucraina proseguono i combattimenti. Ieri il Ministero della Difesa del Cremlino ha reso noto che i paracadutisti russi hanno conquistato un avamposto ucraino vicino a Bakhmut. Kirillo Budanov, capo dell'intelligence militare di Kiev, sostiene che l'offensiva terrestre russa non ha compiuto progressi significativi e si esaurirà entro l'inizio della primavera. Sul fronte nord-orientale, un ospedale civile nel villaggio di Veliki Burluk è stato colpito dai bombardamenti russi. Le esplosioni hanno danneggiato la facciata e il tetto dell'edificio, provocando almeno 4 feriti. Proseguono comunque gli scambi di ostaggi tra i due eserciti. 195 soldati russi sono stati consegnati alle autorità di Mosca, mentre 207 prigionieri di guerra ucraini faranno ritorno in patria. Sul fronte della mediazione, il presidente turco Erdogan si prepara ad accogliere Vladimir Putin ad Ankara per un confronto sul conflitto in Ucraina. Al Senato, la conferenza stampa organizzata dalla Federazione Italiana dei Diritti Umani fa il punto sui risarcimenti all'Ucraina per i danni di guerra. Simone Salvo. Make Russia Pay. Fate pagare la Russia. Questo l'hashtag ufficiale dell'evento. I danni inflitti dai russi, solo nel primo anno di guerra, ammontano, secondo le stime di Kiev, ad oltre 400 miliardi di dollari. Per coprire almeno in parte i costi delle riparazioni, l'Ucraina sta mettendo in campo una strategia di confisca di asset e immobili russi sul suolo nazionale. A parlarne sono le fondatrici del Centro Internazionale per la Vittoria dell'Ucraina. It's impossible to calculate it because we do not have access to, for example, Mariupol, which, like the city of 500,000 people, was turned by Russia into one big cemetery. And something can be calculated, like, for example, the destruction of Azovstal or Ilyich plant, because more or less you know the value of the asset. We have this $300 billion that are frozen right now, but that's peanuts. Ukrainian victory and Russian defeat is the only guarantee to make sure that we will have the resources and the opportunity to make Russia pay fully. Sull'Ucraina arrivano notizie dell'ultima ora. L'Unione Europea approva un nuovo pacchetto di aiuti per 50 miliardi di euro nonostante le minacce di veto dell'Ungheria. Adesso andiamo al Video Game Lab di Roma, dove è stato presentato il primo cortometraggio realizzato con l'intelligenza artificiale, il servizio di Isabella Di Natale. Il mondo del cinema cambia e lo fa utilizzando l'intelligenza artificiale. Cassandra è il titolo del primo cortometraggio realizzato unendo capacità umane ed AI. I protagonisti, alle prese con l'app di intelligenza predittiva, capiranno quanto la nuova tecnologia possa influenzare le nostre vite. L'idea è nata da un dialogo tra Rai Cinema e la scuola Holden di Torino. Ci siamo chiesti se l'intelligenza artificiale possa predire il futuro, ha spiegato il docente di storytelling Riccardo Milanesi. Il corto è stato presentato a Roma, nella cornice dell'Auditorium Parco della Musica. Dopo la proiezione, gli ospiti in sala si sono divertiti ad interrogare Cassandra su chi sarà il vincitore degli Oscar 2024. Le domande rivolte all'app ChatGPT hanno permesso agli sceneggiatori di costruire l'identikit dei personaggi. Sui social network sono stati creati anche i profili degli attori virtuali. Alla regia della pellicola c'era Demetra Birtone, che ha dovuto confrontarsi col nuovo membro della troupe. Il cortometraggio è disponibile sul sito RaiPlay. A Roma la mostra sull'autore del Signore degli Anelli, di Giulia Rugolo. 50 anni dalla morte di Tolkien, tra componimenti musicali, foto, cartine geografiche, articoli e edizioni di libri. La Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma ospita una mostra dedicata allo scrittore, curata da Oronzo Cilli e aperta al pubblico fino all'11 febbraio. È la prima grande mostra fatta in Italia, soprattutto è la prima grande mostra che ha
ricevuto l'autorizzazione della famiglia Tolkien. La differenza con altre mostre che sono un po', diciamo, settoriali, chi si è occupato del Signore degli Anelli, chi si è occupato dell'arte, chi si è occupato di alcune opere o dei manoscritti, penso agli Stati Uniti. Questa è la prima mostra in assoluto che pone al centro dell'esposizione l'uomo Tolkien. Divisa in tre sezioni, ogni parte tratta un tema diverso. La prima è legata all'uomo, la seconda al professore e la terza all'autore. Nell'ultima sala viene messa in scena l'eredità che ci lascia lo scrittore. Con film, fumetti e videogiochi, Tolkien si conferma uno degli autori più famosi della letteratura inglese del Novecento. Luce e siesta. La Casa delle Donne a Roma vince la causa contro lo sfratto. Il servizio di Laura Pace. La Casa delle Donne Luce e Siesta di Roma, storico luogo di iniziative contro la violenza di genere, ha ottenuto un'importante vittoria in tribunale. 3 anni fa l'ente ATAC, proprietario della sede in via Lucio Sessio, fece partire una denuncia per occupazione abusiva dei locali, presi l'8 marzo del 2008. Lunedì 22 gennaio c'è stata l'udienza finale del processo. La casa è stata assolta dall'accusa di aver occupato illecitamente l'edificio. Oggi si inizia a respirare, ma la battaglia è ancora lunga. Se oggi la Regione Lazio decide di mandarci via, si deve prendere la responsabilità politica e pubblica di farlo per un pregiudizio nei nostri confronti. Nel 2023 sono stati 120 femminicidi e 51.000 le chiamette al numero antiviolenza, il 59% in più rispetto all'anno precedente. Numeri allarmanti che evidenziano come la violenza sulle donne sia ancora una piaga sociale difficile da guarire. Il 5 novembre c'è stata una presa di coscienza collettiva. Pensiamo sia molto importante che posti come questo, che presidi appunto come questo, sappiano rispondere anche a questa marea. Negli anni Luce e Siesta ha sostenuto 2.000 donne, ospitandone 200 e un centinaio di bambini e bambine. Un luogo che oggi è diventato un'istituzione, un punto di appartenenza per la comunità e per chi ci lavora. La storia di Azzurra Gasperini, 7 anni ingegnere tra Roma, Milano e New York, poi la scelta di diventare cuoca. Ce ne parla Caterina Teodorani. Un anno fa ho cambiato la mia vita, prima facevo l'ingegnere e poi ho scelto quello che mi piace di più, ovvero corsi di cucina e content creator. Chi non ha mai pensato di lasciare tutto e seguire il proprio sogno? Azzurra Gasperini lo ha fatto. A San Mauro Pascoli, nel cuore della Romagna, la cuoca ha aperto il suo laboratorio di cucina Azzu Chef. Già a 2 anni aiutava nonna Liliana a fare da mangiare, passione di una vita. Nonostante il lavoro da ingegnere, esercitato per circa 7 anni, non ha mai abbandonato i fornelli. Oggi Azzurra è anche una content creator. Il suo profilo Instagram conta quasi 300.000 follower. Con il lavoro da influencer promuove i suoi laboratori itineranti. E per ogni lab abbiamo per esempio una pista gourmet in teglia, piuttosto che il lab indiano, oppure la piadina e i cassoni baracrescioni romagnoli. I suoi incontri, aperti a un massimo di 25 persone, sono quasi sempre pieni. Non me lo aspettavo, dice con orgoglio la chef e influencer romagnola. Le fettuccine Alfredo, la pasta italiana più famosa negli Stati Uniti. Ce ne parla Valeria Costa. La storia di questo piatto ce la racconta Ines Di Lelio, la nipote dell'inventore e proprietaria del locale Il Vero Alfredo a Piazza Augusto Imperatore a Roma. Nonna mia era incinta e partorì nella stanzetta sopra la trattoria. Era piuttosto stanca e debilitata. Mio nonno decise di farle un piatto molto nutriente per tirarla su, le fettuccine all'uovo con burro e parmigiano, le attuali fettuccine che noi ancora mangiamo. Nel 1920 vennero, quando nonno lavorava alla Scrofa, 2 attori americani famosissimi del cinema muto, Mary Pickford e Douglas Fairbanks. Rimasero talmente incantati dalla figura di mio nonno che quando andarono in America parlarono di mio nonno, delle fettuccine. Tutti questi attori americani si precipitarono qui nel nuovo ristorante e fu un successo. Ava Gardner era innamoratissima di mio nonno e quando seppe che mio nonno stava poco bene, stava male, gli mandò un fascio di rose rosse enormi a casa. Questa era la nostra ultima notizia. Continuate a seguirci sui nostri canali social e sul sito Zeta Luis. Un saluto da Pietro Gangi e Nicole Saitta.